Ferrari, niente scherzi, la gestione associata va davanti. Alla cena di Natale degli albergatori il presidente traccia le linee del 2017. Ferrari, procederemo con la diffida dell'organo revisore. L'amministrazione portoferraiese ribatta punto per punto alle osservazioni del revisore. Siamo tranquilli, dice il sindaco. Tutta l'isola per l'ultimo saluto a Paolo Castels, si sono svolti oggi pomeriggio nella chiesa di San Giuseppe i funerali dell'imprenditore prematuramente scomparso. Faro di punta polveraia, sette offerte per la concessione, in ballo il recupero e il riuso per 50 anni della struttura Elbana. Buonasera gentili telespettatori, benvenuti a Prima Pagina, questa sera all'approfondimento del nostro telegiornale dedicato all'intervista che abbiamo fatto a Massimo De Ferrari, il presidente degli albergatori elbani in occasione della tradizionale cena di Natale che si è svolta ieri sera, il presidente De Ferrari durante l'intervista ha parlato degli obiettivi del 2017, vediamo. La tradizionale cena di Natale dell'Associazione Albergatori dell'Isola d'Elba che si è svolta quest'anno presso l'Hotel Plaza di Porto Azzurro è stata non soltanto l'occasione del consueto resoconto di fine anno del turismo ilbano ma è servita anche a tracciare gli obiettivi dell'ultimo anno della presidenza De Ferrari. L'attuale presidente infatti concluderà nel 2017 il suo secondo mandato e si è posto degli obiettivi ben precisi prima di passare la mano. Sappiamo che l'anno è stato positivo però ehm, questo non ci, ehm, non ci consente di, di non fare alcune considerazioni sul futuro che abbiamo fatto stasera. Le aspettative per i primi approcci avuti sui mercati esteri sono positivi, per cui detto, speriamo di partire dai risultati di quest'anno che erano comunque positivi e di, dare ancora un, di avere un piccolo miglioramento. Però questo non è possibile se non risolviamo alcuni problemi. E abbiamo ricordato stasera che il numero uno è l'aeroporto, la, che siamo arrivati al primo passo della soluzione del problema grazie al nostro contributo e spero anche quello che ho chiesto dei sindaci che devono contribuire con la loro energia e anche con capacità economica derivanti dalla tassa di, di sbarco e secondo eh, augurio che è un augurio è quello che i sindaci trovano l'accordo nella gestione associata. Devono trovarla con la formula che riterranno più opportuno anche con l'alternanza. Facciamo un piccolo focus di attenzione su questo problema, se non si trova l'accordo, salta la tassa di sbarco, si, ci potrebbe essere un deleterio pensiero verso la tassa di soggiorno. Cosa succederebbe in questo caso? Se non c'è l'accordo a 7 si farà a 6, Penso di trovare l'accordo, ma comunque non stiamo fermi perché non possiamo rinunciare a questo elemento importante che è la promozione dell'Elba. Facciamo un altro focus di attenzione molto importante sulla promozione turistica. C'è stato qualcosa di importante fatto dalla gestione associata, c'è stato qualcosa di altrettanto importante fatto dall'associazione albergatori con tutti i suoi allargamenti di vedute e di interesse per quanto riguarda il mescato estero. Qual è l'auspicio vero per il 2017? Allora, io credo che dobbiamo muoverci su due piani. Uno, bisogna portare a casa nel 2017 dei risultati concreti perché sono quelli che consentono alle aziende di mettere in cassa e questo è il mercato svizzero su cui stiamo lavorando e abbiamo lavorato e eh, grazie ai collegamenti aerei. ...che abbiamo fatto la Svizzera... ...per cui sappiamo che eh, mantenendo una, una promozione sul mercato svizzero... ...porteremo a casa dei turisti svizzeri... ...come abbiamo fatto e siamo il primo mercato per la Svizzera... ...per certe zone della Svizzera l'Elba è il mercato numero uno... ...però non possiamo perdere di, eh, di vista... ...invece quelli che sono i mercati che non nel 2017... ...ma nel 2018, 2019, 2020... ...saranno elementi fondamentali dell'Elba... So, a, ...a questa parte eh, abbiamo dedicato... Parte delle nostre energie muovendoci sui mercati dell'est, della Polonia, della Russia, della Repubblica Ceca, dell'Austria. Ultima considerazione su, per quanto riguarda il mandato dell'attuale gestione dell'Associazione Albergatori. Lei ha ribadito anche stasera che è il suo ultimo anno di gestione è l'ultimo anno di gestione di questo Consiglio che cambierà ed è stato sottolineato soprattutto che c'è una importante unità di vedute all'interno degli associati. Cosa auspica per il futuro? Allora io ho detto che mh, quello che ho potuto fare, tanto poco che sia, comunque l'ho potuto fare anche grazie al fatto che dietro di me io ho portato un'associazione con credo unico caso in Italia che rappresenta il 90 e passa per cento, quasi la totalità del mercato del, del turismo all'Elba. In altre zone non è così, per cui quando a Roma... La Federale alberghi rappresenta il 50-30%. Quando il Presidente e il Consiglio si sono presentati a parlare con gli enti eh, preposti dal territorio, si portavano dietro delle belle truppe. No? Dice: Guarda, rappresento il mercato turistico dell'Elba. Non possono non starlo a sentire. E se non, se non lo stanno a sentire, è compito del Presidente. E se no, vuol dire che l'ha fatto male se non si è fatto sentire in maniera adeguata. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Teleerba. In apertura la risposta del sindaco Mario Ferrari ai rilievi del revisore dei conti Angelo Bachi sulla gestione del comune. Lo diffideremo, dice Ferrari. Procedura irrituale, siamo tranquilli, vediamo. Il sindaco di Portoferraio Mario Ferrari risponde a rilievi formulati dal revisore dei conti sulla gestione del Comune in cui si evidenziavano inadempienze e irregolarità. Ha risposto punto per punto e dice di sentirsi tranquillo nonostante l'irituale procedura adottata dal revisore per l'atto. L'Unione se non funzionava la procedura sia dal punto di vista etico, professionale e deontologico eh, della, della comunicazione sua. Abbiamo puntualmente... Eh, e dato risposte concrete, reali a tutte le sue valutazioni perché il revisore dei, dei conti ha certi compiti e certi ruoli e, ma non può fare filosofia e ho l'impressione che abbia fatto o, più politica che lavoro e noi siamo non tranquilli di più perché i conti sono a posto eh, L'unica cosa che non ha posto le, sono le sue valutazioni che risultano, come eh, avrete modo di verificare, contraddittorie. Sostiene che il bilancio va bene, ma pensa e ritiene che... Eh, niente, eh, prenderemo una posizione. Innanzitutto vorrò parla vorrei parlarci quanto prima. Eh, L'avevo invitato stamani mattina, non è potuto venire. Mi auguro che a breve, ma proprio a breve, si possa avere un confronto eh, guardandosi negli occhi in modo che anche lui capisca quali sono i compiti e i ruoli che devono essere collaborativi e costruttivi. Non è ammissibile che certe comunicazioni le abbia prima l'opposizione del sindaco, saltando anche un altro ruolo istituzionalmente importante, quello del Presidente del Consiglio. Le raccomandazioni fatte dal revisore fino ad oggi sono state puntualmente recepite da questa amministrazione che si sta uniformando, ha fatto presente il sindaco. Eventuali ritardi sono imputabili al cambio di organizzazione del settore economico che comunque, anche con il supporto messo in piedi dall'amministrazione, sta svolgendo compiti con sufficiente perizia. Per le considerazioni contenute nella nota e per le modalità di comunicazione, l'amministrazione portoferraiese procederà alla diffida dell'organo revisore. Si sono svolti oggi pomeriggio nella chiesa di San Giuseppe i funerali di Paolo Castels, una chiesa gremita con persone provenienti da tutta l'isola d'Elba per l'ultimo saluto. Vediamo. Si sono svolte mercoledì 21 dicembre alle ore 16 presso la chiesa di San Giuseppe a Portoferraio le esequie di Paolo Castels, il 48enne portoferraiese residente a Marina di Campo, deceduto improvvisamente nella notte fra domenica e lunedì scorso per arresto cardiaco. Di fronte ad una folla di persone proveniente da tutta l'isola, la funzione funebre è stata concelebrata da Don Gianni Mariani, da Don Sergio Trespi, Don Mauro Renzi, parroco di Campo nell'Elba. Dopo i funerali Paolo è stato tumulato presso il cimitero della misericordia, secondando quelle che erano sempre state le sue volontà. Alla moglie Patrizia, figli e nipoti di Paolo Castels vanno le più sentite condoglianze delle redazioni di Tele Elba. Una conferenza stampa stamattina si è tenuta per Nunzio Marotti, garante dei detenuti della Casa di reclusione di Porto Azzurro, che ha tracciato un bilancio sulle attività svolte e ha parlato anche dei progetti per il nuovo anno. Vediamo. Un anno e mezzo di attività del garante dei detenuti Nunzio Marotti. Il bilancio di questi primi mesi è stato esposto con una conferenza stampa nella Sala della Gran Guardia. Noto che a Porta Azzurro c'è stato veramente un cambio di passo, un nuovo dinamismo dovuto soprattutto alla nomina di un direttore stabile, il dottor Danselmo, del comandante. Giuliana Perrini e vedo un gran movimento. Sono state superate alcune criticità segnalate negli anni precedenti, c'è una progettualità, certo rimangono ancora tante questioni da affrontare e risolvere, alcune sono di carattere tipicamente nazionale e riguardano soprattutto una riforma dell'ordinamento penitenziario e altro invece riguardano aspetti diciamo strutturali, organizzativi eh, di Porto Azzurro. Eh, soprattutto direi bisogna cercare di dare di aiutare le persone detenute a dare un senso al loro tempo di permanenza nelle carceri e anche a dare possibilità ulteriori di detenzioni in misure alternative, quindi diverse da quelle del carcere e incentivando soprattutto l'attività lavorativa, le attività trattamentali rieducative ed e la partecipazione e quindi anche la relazione del territorio all'interno del quale è collocato il carcere di Porta Azzurro. Sono 236 i detenuti attualmente ospitati nella casa di reclusione De Santis di Porto Azzurro. In questi mesi di attività, il Garante si è visto impegnato in 311 colloqui e nella sperimentazione del circolo dei detenuti. Tra gli obiettivi raggiunti, la riqualificazione di alcuni spazi, come la sala colloqui, e l'incremento delle attività educative. Con l'occasione Nunzio Marotti ha voluto ringraziare tutte le persone che lavorano all'interno della struttura e augurare a tutti buone feste. Gli auguri a tutti coloro che vivono all'interno del carcere e che lavorano all'interno del carcere. Tutti gli operatori penitenziari, i volontari, il mondo che gravita intorno al carcere. E io mi auguro che davvero si possa arrivare a. Eh, tenere presente, da una parte, eh, la sicurezza, il diritto alla sicurezza dei cittadini, eh, insieme al diritto alla rieducazione, a una possibilità ulteriore eh, di vita e, e di iniziative alla persona detenuta, sapendo che entrambe eh, hanno una dignità eh, che va riconosciuta, valorizzata mh, in tutti i modi. Parliamo adesso del faro di punta polveraia. Sette le offerte arrivate per la concessione. In ballo ci sono il recupero e il riuso per 50 anni della struttura Elbana. L'immobile più richiesto è il faro di punta polveraia. Sono infatti ben sette le offerte arrivate per il recupero e il riuso di questa imponente struttura. Nell'ambito del secondo bando di gara, emesso da Difesa Servizi SPA e Agenzia del Demanio. Che ha proposto in concessione fino a 50 anni 20 fra fari, torri ed edifici costieri di proprietà dello Stato. Complessivamente sono 54 le proposte pervenute in tre mesi da parte di investitori immobiliari italiani e stranieri, associazioni, singoli imprenditori e imprese del settore alberghiero. Con l'apertura in seduta pubblica dei plichi comincia la fase di valutazione delle offerte. Quella più vantaggiosa, in base alla componente progettuale, valutata con punteggio pari al 60%, e alla componente economica, che vale per il 40%. Quindi chi vince si aggiudicherà la concessione. Il faro di punta polveraia costruito nel 1909 è un edificio imponente, su due piani, che si estende per 2.769 metri quadrati. Ancora una volta ha commentato il direttore dell'Agenzia del Demanio Roberto Reggi: gli imprenditori, le associazioni e i cittadini hanno risposto con entusiasmo a un progetto importante. Far tornare a nuova vita queste strutture, infatti, vuol dire non solo recuperarle grazie a progetti di valorizzazione, ma soprattutto metterle a disposizione della comunità, creare nuova occupazione, alimentare la rinascita dei bellissimi luoghi in cui si trovano. Sarà Club Viaggi a gestire la struttura del resort Le Picchiaie. L'hotel sarà aperto dal 1 aprile al 31 ottobre. Tutti i dettagli nel servizio. Si è conclusa la trattativa che vede Club Viaggi, società del gruppo UVET, aggiudicarsi la gestione del resort Le Picchiaie, boutique hotel di 50 camere nel golfo di Portoferraio. Il resort si colloca all'interno del nuovo piano di sviluppo del gruppo, che punta a una maggiore presenza diretta nella gestione delle strutture Ledger. L'obiettivo, afferma Luca Patané, presidente gruppo UVET, è quello di raggiungere le 20 strutture gestite entro 4-5 anni. Contiamo di investire nel ramo alberghiero in modo da arrivare a un pieno controllo di tutta la filiera turistica, permettendoci di offrire pacchetti ad hoc per i nostri clienti, dal viaggio fino alla struttura. Il portfoglio di Club Viaggi Resort va così a crescere, aggiungendo le picchiaie alle strutture di Santo Stefano, Villa Simius, Pantelleria e Watamau in Kenya. Il resort Le Picchiaie è stato venduto a fine ottobre 2016 alla Petro Holding Italia, costola italiana della Petro Holding Group multinazionale russa specializzata in investimenti nel campo dell'oil e gas ed immobiliare, facente capo al magnate russo Vladimir Bullavin è presente in Italia dal 2015 sotto la guida di Stefano Casarelli. Ideale punto di partenza per scoprire gli splendidi itinerari dell'isola d'Elba, il resort Le Picchiaie si trova su una collina con vista sul mare, ricca di percorsi per trekking e sentieri per escursioni, a pochi minuti dalla spiaggia e dalle suggestive Capoliveri e Porto Azzurro. La struttura sarà operativa dal 1 aprile e rimarrà aperta fino al 31 ottobre, offrendo numerosi comfort ai propri ospiti: dal ristorante al moderno centro wellness, dall'idromassaggio alla possibilità di godere di un light lunch a bordo piscina. Bentornati in studio. Parliamo adesso di trasporto pubblico locale in Toscana e della gara regionale per l'aggiudicazione. Il consorzio Mobit ricorre al Consiglio di Stato. Tutti i dettagli nel servizio di Toscana Media. Continua la guerra a colpi di ricorsi intorno alla gara regionale per l'aggiudicazione a un unico gestore del trasporto pubblico locale in Toscana. Il presidente del consorzio Mobit, Andrea Zavanella, ha annunciato l'impugnazione davanti al Consiglio di Stato della sentenza con cui il TAR lo scorso ottobre ha annullato l'esito della gara, aggiudicata nel 2015 ad Autolinee Toscane del gruppo francese Ratepe. A ricorrere al TAR, subito dopo la gara, era stato lo stesso Mobit. Peccato che, dice il consorzio, il Tribunale, bocciando l'assegnazione ai per il mancato rispetto delle linee guida abbia eliminato anche l'offerta di Mobit che, a loro avviso, le avrebbe invece rispettate. Risultato? Nessun vincitore. Quindi noi in pratica veniamo esclusi per avere applicato letteralmente le linee guida con, eh, diciamo, come posso dire, un paradosso logico e giuridico che chiediamo fortemente al Consiglio di Stato di sanare, di fare giustizia fino in fondo quindi anche per l'altra metà di giustizia che non è stata fatta e di decretare che eh, l'aggiudicatario della garanzia gara del TPL esiste già ed è Mobit. Il ricorso è già partito e Mobit ora auspica che la decisione del Consiglio di Stato arrivi in tempi brevi, al massimo entro settembre, per poter avere entro la fine del 2017 il nuovo aggiudicatario del trasporto pubblico in Toscana, anche perché in ballo c'è una gara da 4 miliardi di euro e un servizio che resterà in capo al vincitore per 11 anni. I pensieri natalizi dei bambini viaggiano sugli autobus. Al concorso promosso dalla CTT Nord hanno partecipato gli alunni delle classi seconde e terze delle scuole primarie. In pratica voi avete diritto ad un'uscita gratuita sul pullman. Le sfruttate, vero o i pensieri natalizi dei bambini viaggiano in autobus. Oltre 15.000 bambini delle classi seconde e terze della scuola primaria hanno partecipato al concorso Pensiero di Natale, promosso dalla CTT Nord in collaborazione con il Tirreno e con gli uffici scolastici provinciali di Livorno, Pisa, Lucca, Massa, Carrara, i CRED di Livorno e Valdarno, la Conferenza dei Sindaci per l'Educativo della Zona Pisana, l'Unione Valdera Servizi Educativi e il Comune di Fucecchio. L'iniziativa, all'ottavo anno di vita nella provincia di Livorno, ha registrato, come al solito, un'ottima partecipazione delle scuole e dei territori. A Casa del Duca di Portoferraio si è svolta la prima premiazione, che ha coinvolto quattro classi: la seconda A, la seconda B, la terza A e la terza B. Con oltre 80 alunni entusiasti di ricevere la visita del responsabile dell'ufficio comunicazione, Riccardo Nannipieri, che ha consegnato le buste contenenti i premi per ciascuna classe. I simpatici pensieri dei bambini tra pochi giorni correranno sui bus affissi all'interno di vetrofanie a forma di ghirlanda natalizia. Filastrocche e poesie come spunto di inaspettata riflessione da parte dei più piccoli, lasciando spazio a sentimenti. Il 25 dicembre si avvicina, così oltre alla lettera a Babbo Natale con la lista dei regali da trovare sotto l'albero, i bambini si sono impegnati a descrivere che cos'è per loro il Natale. A tutti i ragazzi coinvolti sono stati distribuiti attestati di partecipazione e matite colorate ma il premio principale per le centinaia di classi partecipanti è la possibilità di utilizzare gratuitamente il mezzo pubblico per un'uscita didattica. Bentornati in studio, parliamo adesso di cinema e della programmazione natalizia del Nello Santi di Portoferrai, un doppio appuntamento con il film Natale a Londra con Paolo Ruffini e Oceania, il nuovo capolavoro della Disney. Natale al cinema di Portoferraio con doppia programmazione. Il film-commedia Natale a Londra, Dio salvi la regina e il film d'animazione Disney Oceania ci accompagneranno per le feste natalizie. Natale a Londra, Dio salvi la regina è una commedia con Lillo e Greg e Paolo Ruffini. Siamo a Londra, due fratelli pasticcioni alle prese con una bella chef stellata e il suo toscanissimo sous-chef, un piatto sopraffino e niente di meno che la regina d'Inghilterra. Gli ingredienti ci sono tutti per mettere a segno un colpo sensazionale, rapire i preziosissimi cani della regina e travolgere Buckingham Palace. Missione impossibile, Dio salvi la regina. Il film è in programmazione giovedì 22 e venerdì 23 dicembre alle ore 21.30. Il giorno della vigilia, sabato 24 alle 18.30. Domenica 25 dicembre, lunedì 26 alle 18.30 e alle 21.30. Negli stessi giorni anche la proiezione di Oceania, ultimo capolavoro Disney, con protagonista la bella principessa del Pacifico meridionale. Si narrano le vicende dell'adolescente Vaiana, che con il semidio Maui si lancia in una audace missione per salvare il suo popolo e dimostrare di essere un'esploratrice. Gli appuntamenti con Oceania sono giovedì 22 e venerdì 23 dicembre alle ore 16 e alle 18.30. Sabato 24 alle 16, il giorno di Natale e il 26 dicembre il film sarà in proiezione ancora alle 16. I punti vendita Conad dell'isola d'Elba saranno aperti anche il giorno di Santo Stefano per garantire il servizio e agevolare le esigenze dei clienti. Punti vendita Conad dell'isola aperti anche a Santo Stefano. Dopo il cenone della vigilia e il giorno di Natale per molti dedicato al piacere di stare insieme a familiari e amici intorno ad un tavolo, il problema per la maggior parte degli albani è sempre lo stesso. Il 26 dicembre, come mi organizzo in cucina? Conad ci viene incontro e apre i suoi punti vendita per il giorno di Santo Stefano con la vendita anche di pane fresco. Per agevolare le esigenze dei suoi clienti garantisce l'orario dalle 8 alle 13.30 nei punti vendita di Porto Azzurro, Campo, Capoliveri, Schiopparello e orario continuato dalle 8 alle 20.30 nei Conad Superstore di Porto Ferraio. Anche il Conad di Rio Marina rimarrà aperto il 26 dicembre garantendo il servizio dalle 8 alle 13.00. Non ci sono altre notizie per questa edizione del telegiornale di Teleelba, vi ringrazio per la cortese attenzione, vi do appuntamento alle prossime edizioni.